Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Il giorno dopo Crotone-Juventus, una partita sicuramente che non ci ha entusiasmato, parliamoci chiaro, non siamo sicuramente, ed è giusto così, contenti per il pareggio, specie contro il Crotone. Però è anche vero che spesso in quella che è la discussione, le tematiche in merito a quella che è stata la partita, cosa è andato bene, cosa invece è andato storto, non ci domandiamo mai una cosa, ma non è che il vero problema di questo Juventus siamo noi. Noi tifosi, perché dopo la partita, che ricordiamo è la quarta di campionato, di una squadra, la Juventus, che non giocava da 20 giorni, con diverse assenze per un motivo o per l'altro, di una squadra che sta risorgendo, che sta ricostruendo, quindi con tante attenuanti, tanti fatti, fattori che potrebbero in qualche modo farci calmare di fronte a quelli che sono i risultati. Purtroppo nessuno si è mai chiesto appunto se sono i tifosi stessi il problema, perché siamo noi che vediamo spesso problemi lì dove non ce ne sono, o ingigantiamo problemi che ci sono, ma che in realtà andrebbero appunto non sminuiti, ma comunque presi per quello che sono e non per quello che non sono, qualcosa di più grande della realtà. Ho fatto a tal riguardo anche un tweet polemico di per sé, che ha avuto anche un discreto successo, sul fatto che effettivamente siamo noi il problema. Siamo sempre stati noi il problema. Certo, la Juventus ieri non ha giocato benissimo, perché altrimenti non avrebbe pareggiato. Certo, ci sono state delle decisioni arbitrali che sono di dubbio valore, però sono quelle e non devono essere utilizzate come alibi per il nostro pareggio. Però alla fine il problema siamo noi che portiamo sempre alla polemica qualsiasi cosa, qualsiasi fattore, qualsiasi giocatore. Remiamo spesso contro a quel giocatore che è in difficoltà, piuttosto che remare contro ad un allenatore che è nuovissimo. Perché io su Twitter ho visto anche queste cose qua. Ho visto da una parte il solito linciaggio in confronto dei soliti giocatori, anche in quelli che magari hanno giocato bene, ma che si chiamano un certo nome, pertanto vanno giudicati male. E ho già iniziato a vedere la cosa che veramente che mi preoccupa è questa. Già forti dubbi su Pirlo, ma non dubbi legati al fatto che effettivamente possa non diventare ciò che vorremmo diventasse, quanto piuttosto che praticamente già Pirlo è bocciato, come se fosse bocciato. Quattro partite di cui una non giocata e vinta a tavolino, di cui una vittoria, un pareggio e un altro pareggio. Cioè il fatto di star già qui a dubitare e polemizzare su Pirlo alla quarta giornata di campionato, senza Micheloli prima, una, mi pare Novara, se non sbaglio, senza una preparazione adeguata, con tutti i problemi, perché chiaramente un conto è una squadra che, tipo il Napoli, che è la stessa squadra dell'anno prima, che porta avanti un processo in realtà che è iniziato già, che è finito momentaneamente ad agosto, ma che in realtà si porta avanti comunque. Un conto è una squadra come la Juve che si sta rifondando, che ieri in campo aveva giocatori, il tridente d'attacco, giusto per farne uno, inedito, titolare per la prima volta tutti insieme. Kulusevski e Morata Chiesa. C'era Frabotta, c'era Portanova, due giovani dell'anno 23. C'era Arthur, nuovo, c'era Demiral che tornava da non so quanti mesi di infortunio. Ieri la squadra era nuova per praticamente per tre quarti di quella che era a disposizione in campo e anche con le sostituzioni. Quindi parliamo di una situazione totalmente diversa. Situazione totalmente diversa che meriterebbe da parte nostra fiducia, sostegno, ma che invece già inizia a andare incontro a un processo di istruzione nel quale Pirlo forse già è inadatto, ma forse lo sarà, ma non si può dire questo adesso. Che già qualcuno pensa già che prima di entro la prossima partita dovesse andare male, già dovrebbe tornare, potrebbe tornare Allegri addirittura perché è l'unico libero. E quindi iniziamo già a fare quello che abbiamo fatto prima con Allegri, ma dopo 3 anni, quindi abbiamo andato anche un po' di tempo, poi con Sarri, ma dopo 3-4 mesi, quindi da novembre-dicembre, dopo che ha iniziato a fare qualche prestazione con la Lazio, Maluccio, ma con Pirlo stiamo anche accelerando i tempi. Lo facciamo dopo quattro partite, dopo senza aver fatto un precampionato, senza amichevoli, senza una squadra per intero, che probabilmente non avrà mai, ma in questo momento non hai per nessun modo, perché gli mancano due giocatori per Covid, gli manca Dybala che ha avuto qualche problemino fisico, più gli infortunati, che non sono pochi. Ma se iniziamo adesso veramente a fare questo tipo di polemiche, di questo livello, così come abbiamo fatto prima, veramente non ci siamo. Quindi forse sarebbe da pensare se inadatti in questo contesto di Juventus non siano i giocatori che hanno anche delle colpe, chiaramente, o l'allenatore che sicuramente è alle prime armi, pertanto non è rodato, non è capace forse di leggere perfettamente le situazioni, ma siamo noi. Il problema di questa Juventus siamo noi tifosi e dobbiamo renderci conto che troppe vittorie ci hanno assuefatto, credo che ci hanno abituati troppo bene, per un certo verso. Ma soprattutto credo che abbia fatto entrare una mole di tifosi che prima non ci cagava di striscia, non cagava di striscia Juventus, che hanno sfruttato le vittorie. E qui purtroppo è l'unica critica che ci fanno i juventini giusta, è che purtroppo vincendo c'è una massa di persone che si avvicina, mentre in cui si perde, o comunque in realtà non stiamo perdendo, ma comunque si fa peggio di prima,
questa massa inizia un po' a distogliersi, a polemizzare, attaccare, non segue più la Juventus, e così via. Ecco, quindi di questo concetto è sempre stato veramente un cavallo di battaglia di anti-juventini, ma che secondo me non si sbagliano poi troppo. Il tutto aggiungiamo, oltre a questa cosa qua, e questo proviene anche dai tifosi, a quello che sono gli alibi legati al discorso arbitrale. Ora, parliamoci chiaro, ieri possiamo veramente fare diverse interpretazioni sulle decisioni. Sono tre fondamentalmente, il rigore, il rosso per Chiesa e infine il fuorigioco dato Morata. Parliamo del primo, siamo abbastanza tutti quanti d'accordo che ci fosse. Ci poteva stare come rigore, certo non era eclatante, è sicuramente ingenuo e fesso, Bonucci, parliamoci chiaro. Il secondo sul rosso, molti siamo d'accordo sul fatto che sia un fallo, da giallo, non da meno. Qualcuno potrebbe dire tipo io arancione, cioè il classico fallo che sì, ci sta il rosso, è un po' troppo tirato, bisogna poi vedere la condotta arbitrale nel resto degli episodi. Ci sta il giallo, è giusto se poi si lascia anche un po' scorrere. Quindi è classico in base all'interpretazione dell'arbitro. Poi chiaramente qualcuno potrebbe dire che l'arbitro ha interpretato un po' l'attore che deve farsi vedere. In quel momento, però diciamo che al di là di questo è un rosso molto tirato con una buona indice di arbitrarietà. E infine abbiamo un episodio, quello del fuorigioco, che è quello più puntiglioso perché di tutto questo episodio c'è l'imbarazzo nella tempistica, 3 minuti per vedere 2 linee. Ecco, quindi appunto per questo in questi casi si può anche lasciar correre perché era veramente millimetrico, però effettivamente se le linee sono anche di 1 millimetro staccate, fuori gioco, possiamo anche dire di sì. Qualcuno quindi potrebbe, si può anche dire che l'arbitraggio non sia stato magari coerente in tutta la partita, anche per altri falli che hanno fatto il Crotone su di noi e così via. Però veramente ho letto anche ieri su questo come hanno tirato fuori l'arbitro e le decisioni arbitrali come alibi. E sono le stesse cose che noi andiamo a polemizzare contro, quindi a criticare e a perculare nei confronti di napoletani, interisti e antijuventini in generale. Cioè tutte persone che magari spesso si lamentano negli arbitri che non fanno vincere la squadra per far vincere la Juventus, noi facciamo la stessa cosa dicendo che gli arbitri non ci vogliono far vincere perché siamo la Juventus. Questo non va bene. Quindi il problema alla fine siamo noi tifosi che purtroppo polemizziamo contro gli altri, ci ergiamo come paladini della verità, come i migliori tifosi, quando in realtà siamo i peggiori, perché fondamentalmente facciamo lo stesso gioco che fanno gli altri, se non peggio, perché da parte nostra ci sono anche anni di vittorie, che avrebbero dovuto in qualche modo farci capire come si sta al mondo. Perché poi è facile fare il discorso nei confronti di chi perde, perché chi perde chiaramente cerca sempre gli alibi. Ecco, in un momento di difficoltà noi stiamo diventando come loro. Quindi il problema non sono i giocatori, che hanno tantissime, tantissime lacune, ieri ne ho parlato anche nel video, chiaramente è normale anche che sia così, per i motivi che ho detto prima. Non è un discorso di arbitraggio, che può essere condivisibile, giusto o meno, ieri sicuramente non era perfetto, ma non deve essere appunto preso come scusa, ma siamo noi. È un'autocritica che tutti dovremmo fare. Io so che tra di voi ci sono tanti tifosi veri, perché effettivamente nei miei commenti poi mi date dimostrazione di questo, però è anche vero che se andate su Twitter, che è molto meno limitato della mia utenza, chiaramente, dei miei iscritti, si vede di tutto di più. E si vede anche questo. E si è notato moltissimo ieri che la stragrande maggioranza si è soffermato mai sulla visione d'insieme, ma sul singolo che gli è stato empatico, sull'arbitro inadatto, visto anche un Claudio Giuliani che ha fatto un post che l'avesse fatto variale nei confronti del Napoli, l'avremmo preso insulti e perculate, ma l'ha fatto Giuliani. Quindi lui è un personaggio per dire della Juventus, ma questo riguarda tanti altri. Quindi veramente cerchiamo di riportare alla nostra attenzione, alla nostra intelligenza, almeno per chi ce l'ha, perché spero che tra questi tifosi ci sia qualcuno che l'abbia conservata da parte, ma è anche giusto trovare il momento, in questo momento trovarlo e farne buon uso, ecco, perché l'intelligenza è una cosa che un po' hanno tutti, ma che spesso si dimentica. Quindi veramente sono rimasto quasi più stranito e imbarazzato, devo dire la verità, dalla reazione dei tifosi più che dalla partita di per sé. Perché parliamoci chiaro, siamo alla quarta di campionato. Se vogliamo per caso noi andare avanti così a tirare fuori polemiche, a trovare alibi, a trovare scuse, colpevoli, alla quarta non arriviamo alla fine del campionato. E se dovessimo far male, perché c'è anche questa possibilità di far male, c'è, cioè non vincere il campionato, perché una squadra in ricostruzione con tutte le dinamiche in atto può non vincerlo, vorrei vedere la reazione di molti tifosi. Io credo, sono fermamente convinto, che molti di quelli che polemizzano, e non sono chi, perché polemizzare criticare una cosa, polemizzare un'altra. Molti di questi sono tifosi che nel momento della sconfitta, non sapendo perdere, perché hanno visto la Juventus vincere e sono abituati a questo, si allontaneranno definitivamente, il che potrebbe essere un bene, ma non sarebbe sicuramente il massimo per l'immagine. E per, come dire, insomma, la fama della nostra tifoseria. Quindi vediamo un po' come va. Chiaramente, massimo sostegno verso tutti, anche verso chi fa male.││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 
che sia Bernardeschi, che sia Danilo o che sia Ronaldo, perché poi alla fine ci fanno sempre il gioco delle parti in cui i scarsi restano scarsi e i forti restano forti. Niente, era un po' uno sfogo in realtà, ma non metterò sfogo perché, come sapete, non amo il clickbait, però veramente dopo la quarta andavano dette certe cose perché non è possibile che alla quarta di campionato si abbiano delle reazioni così esagerate, così polemiche, così cercatrici di alibi, così quasi anti-juventine in certi sensi, perché poi alla fine si sforzano nei loro comportamenti, ripeto, è quello che non mi piace perché penso che la coerenza sia tutto, quindi polemizzare nei confronti di chi ci vuole male e non fare come loro. Questo è un discorso di coerenza mia personale, ma spero che sia anche condiviso da voi. Buona domenica a tutti. Forza Juve, alla prossima. Ciao. Siamo sempre qua, storie in bianco e nero, dove abbiamo solo un ruolo fisso da compagno.